D'inverno avete mai sentito parlare il vento di Favonia, il vento di Fermo? Allora, questa è una classica situazione che viene a ripetersi d'inverno, quando non siamo avvolti dall'alta pressione, quindi siamo scoperti all'alta pressione e dell'aria fredda inizia a scendere in maniera meridiana nord-sud verso la nostra penisola. Ecco, l'aria fredda è di provenienza solitamente polare, di matrice polare, quando si ritrova di fronte a sé l'Italia, deve fare due conti con le montagne. Le montagne sono molto importanti nella dinamica atmosferica, sia nei temporali, ma soprattutto l'inverno quando arriva dell'aria fredda. Questo è un chiaro esempio, quando l'aria fredda si accosta all'arco alpino. Questo è il versante estero. L'aria fredda è fisicamente più pesante rispetto all'aria calda, notoriamente molto pesante, si ritrova davanti a sé l'ostacolo orografico montuoso. Cosa succede? L'aria fredda, con associata nevosità, impatta contro le montagne. Cosa succede? Impossibilità da attraversare. L'aria fredda si impenna fino alle cime delle Alpi. Dopodiché cosa succede? Ricade. Ecco, si forma il vento di Favonia. Spesso e volentieri in inverno questa situazione può portare un riscaldamento alle basse quote. Quante volte ci è capitato in inverno, nel mese di gennaio, di registrare valori di 18 gradi con il vento? Ecco, il vento di Favonia, che è un vento di ricaduta, a causa di un effetto di compressione in atmosfera tende a riscaldarsi e nell'attraversare le Alpi, l'ostacolo montuoso, si presenta sotto forma di raffica, riscaldando ulteriormente l'atmosfera nei bassi strati. E questo succede in concomitanza del transito di una perturbazione a carattere freddo. Ecco, questa perturbazione si sfrange impattando contro le Alpi e spesso e volentieri la nuvolosità si raduna sul medio Adriatico e sud Italia, ove può apportare, ove può scatenarsi in termini di precipitazioni e di calore. Dal momento in cui cessa il Favonio nelle nostre zone, in atmosfera limpida, dal momento in cui cessa proprio tutte le quote, si osserva nei giorni seguenti un calo delle temperature. Quindi l'aria fredda precedentemente affluita in quota può depositarsi al suolo. Quindi, se il giorno prima abbiamo avuto 17 gradi, 2 giorni dopo questo evento è possibile che la mattina si registrino temperature negative.